Siamo a noi, mister Salerno. Buonasera, mister, ben trovato qui su Stadio Radio. Buonasera a voi, grazie, buonasera, buonasera. E allora, sì, mister, sì. Prima del doppio turno casalingo che avevamo già commentato qualche puntata dietro, quando saltò la prima possibilità, c'è il vocale di mister Laface, che secondo me è una delle squadre più difficili da affrontare, soprattutto se si va a domicilio. Hai detto giusto, abbiamo una partita difficilissima secondo il mio punto di vista, sappiamo le difficoltà quali possono essere, però se vogliamo continuare con la vittoria e alzare la classifica dobbiamo cercare di vincerla, non a tutti i costi, perché a tutti i costi non c'è mai una sicurezza. Però dobbiamo andare in campo come siamo andati in campo nelle ultime tre partite. Se abbiamo questa determinazione possiamo farcela. Sappiamo che abbiamo un ostacolo importante, che il vocale viene da una trasferta vinta, quindi in casa magari stanno avendo un po' di difficoltà, però sono stati anche sfortunati, quindi sappiamo che è un ostacolo da superare in un certo modo. Speriamo di riuscirci. Mister, due innesti, quello di Lorecchio e di Rondinelli recentemente, il mercato della Vigor però immagino che proseguirà. Ma guarda, magari senza fare nomi, però insomma capire. No. Noi abbiamo fatto questi due acquisti perché intanto sono due acquisti importanti da poter collocarli nei ruoli dove possiamo anche utilizzarli, quindi sono Lorecchio, un giocatore di categoria, un giocatore di quantità, di qualità, e quindi era un giocatore che a noi serviva. Rondinelli c'è stata la possibilità di prenderlo perché lui era a Spoleto che giocava, aveva la possibilità di scendere, quindi abbiamo approfittato di prenderlo perché lui è un jolly come giocatore, che è un esterno, lui è nato come esterno alto, come d'attacco, però poi in carriera ha fatto anche l'esterno basso, ha fatto anche il centrocampista, quindi abbiamo preso un giocatore che lo possiamo utilizzare in vari ruoli. E secondo lei, mister, per proseguire questo percorso di risalita che vi vede almeno 6 dal San Luca, è più opportuno appunto puntare su giocatori di esperienza o bisognerà anche andare a cercare qualche under per dare ulteriore vigore alla... Bravo. Noi gli under, i nostri stanno comportando bene, però stiamo cercando anche qualche under importante per fare la differenza, per darci una mano in più. Qualche ragazzo under è andato via per motivi perché non trovava spazio, quindi dobbiamo andare a ricoprire quei ruoli che adesso in questo momento sono scoperti. E quindi stiamo cercando, non abbiamo la fretta perché il mercato chiude il 23, e quindi dobbiamo essere bravi e andare a prendere il ragazzo giusto e al posto giusto. Un'ultima domanda la voglio fare sul comunicato apparso a metà settimana, l'unione di queste due realtà, della Vigor Lamezia allenata da lei e l'altra Vigor, no? La 1919, sì, che sì. Sostanzialmente hanno annunciato che dall'anno prossimo uniranno le loro strade. Questo significa che a Lamezia si sta facendo un progetto a lungo raggio per tornare tra i professionisti, e poi, ma questa è una cosa che penso io, forse si poteva aspettare un po' per fare un annuncio di questo tipo, soprattutto per quanto riguarda la squadra di categoria inferiore, perché immagino che ovviamente si ripartirà da dove c'è oggi la sua di Vigor. No, vabbè, intanto diciamo, mi ritengo quasi lamentino, sono felice che intanto si siano riuniti, hanno avuto il modo di poter parlare, di poter comunicare, di dire quali sono i pensieri. È già stato fatto un grande passo in questo momento. Certo, è ovvio che si rispettano i due campionati, no, in questo momento, perché non mi sembra giusto sia dalla parte nostra che da parte loro, che hanno preso gli impegni con tutti quanti, di poter continuare il campionato in un certo modo. Certo, noi siamo in eccellenza, siamo un passo dalla Serie D dove la città merita di stare in questi campionati, e quindi magari ci vede un pochino diversi. La prima categoria non viene sottovalutata perché, almeno penso,
loro hanno preso degli impegni con dei calciatori, quindi questi calciatori verranno, secondo me, sfrutteranno il campionato che devono sfruttare. Però è stato un passo importante, che si possono chiarire, si sono chiariti alcuni punti, non ci sarà più polemica, questo è una cosa importante. Io mi auguro che si definisca veramente l'ufficialità al 100%.